Quindi mi si sta dicendo che in Europa funziona così. Mi si sta dicendo che l'Europa aiuta o non aiuta gli Stati membri, utilizza una linea o un'altra linea, se ci si piega o non ci si piega a quello che una presunta maggioranza ha deciso? Signori, è outing. Qui si sta facendo outing, perché io lo sostengo. In alcuni casi ho sostenuto che, diciamo, mi pareva che alcune cose non accadessero nel modo giusto, ma penso che sia molto grave sostenere una cosa del genere. Penso che sia molto grave sostenere una cosa del genere. Penso che sia grave sostenere, Presidente Meloni, voti il pacchetto e vada a trattare per l'Italia. Ah sì? Ah, quindi quello che l'Italia, quello che spetta all'Italia non è quello che le aspetta, che le spetta in ragione del fatto che è un paese fondatore, che è la terza economia europea, che è la seconda manifattura d'Europa, che è tra le grandi nazioni europee, quella che ha anche il governo più solido. No! Dipende dal fatto che l'Italia dica sì o no a quello che alcuni hanno deciso. Non è la mia idea d'Europa e non è la mia idea di quale debba essere il ruolo dell'Italia. Non è la mia idea di quale debba essere il ruolo dell'Italia. E se qualcuno prima ha ragionato così, consentitemi di dire che questo mi chiarisce moltissime cose. Il ruolo dell'Italia è un ruolo che le spetta indipendentemente da quello che può essere d'accordo o non essere d'accordo su determinate scelte che vengono fatte. E guardate che sono ragionamenti che obiettivamente si fanno solo dentro quest'aula, perché io ci parlo con i leader europei, Ci parlo quando sono d'accordo, ci parlo quando non sono d'accordo. Il rispetto per l'Italia non manca mai.